Siamo alle spalle del castello che è lì dietro di Ischia di Castro e inquadriamo i due immobili in vendita che fanno parte di questo corpo principale, di questa specie di, come dire, casaletto nel borgo. Allora, entriamo. Questa è la sala principale. I pavimenti sono i pavimenti degli anni 60, molto belli in granito di marmo. E io farei bene attenzione a non toglierli. Il soffitto è un soffitto che a me appare proprio in ottime condizioni. Con travi e tavoloni. Tutte le porte, ecco, sono porte degli anni 60 e addirittura anche immobili, la credenza. È un esemplare degli anni 60 molto interessante. Ecco, qui c'è una camera. Dentro l'altra una cameretta, ecco, che però anche qui abbiamo i soffitti come dall'altra parte. Purtroppo io mi sono scordato di togliere quella tenda per cui la luce è poca, ma in realtà è molto luminosa perché sta in una piazzetta questa casa. Quindi siamo vicini, ricordiamo, siamo vicini al parcheggio. E questa è l'altra camera. Questo è uno degli affacci. Oh, qui si intravede, ecco, le putrelle, quindi il solaio rifatto. Ritorniamo qui per uscire e andare a vedere diciamo, l'altra stanza che è lì, che prende luce da lì. Ed è questa che è utilizzata come sgabuzzino, l'ho fatto, però buttando giù questo tramezzo potrebbe ingrandire la stanza di là. Ecco. Vedete? Guardiamo. Ecco, qua. Quindi da lì questo tramezzo si può togliere e si può fare una grande stanza. Oh, ecco uno spazio per il camino. Vediamo questo lavandino proprio anni 60. Qui si chiude la visita dell'appartamento. Adesso andiamo a vedere la grande cantina. L'appartamento. Scendiamo giù. Lungo questa strada ripavimentata nuova, qui tutta la pavimentazione è rifatta completamente. Ecco, qui sono le spalle del castello. Andiamo a vedere questa cantina che è proprio una cantina grande, caratteristica. Oh, questo qui vediamo che sono state fatte con delle putrelle, delle opere di consolidamento del solaio. Allora, qui c'è una stanza che adesso è buia, non si vede. Qui sotto c'è anche la luce in cantina. Ecco, qui sotto c'è la parte un po' più, come dire, segreta, che ne so. Ecco, scavata nel tufo. Anche quella lì, No, no. no. Allora, dunque, questa è la mansarda che si può collegare, che è collegata all'appartamento. Allora, l'appartamento è questo che vediamo qui per ricostruire un po'. Questa è la cantina che abbiamo appena visto, no? Come dire, un
Questa è la mansarda, questa qui che stiamo inquadrando adesso, che si può collegare, che è collegata all'appartamento, che è quello, sono queste tre finestre, giusto?